Ok, c'è una prova, vediamo se... Allora, si sente? Mai. C'è la musica. Quanto mi sfogo tutta la rabbia che... Ecco, nella vita esiste sempre c'è Rimbaud, togliamolo, va? Soltanto togliere il mondo. Allora, online si sente? Vediamo. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Nadia Robotti, quella che dovrebbe fare questa relazione sulla ricomparsa di Ettore Majorana. Ecco, dicevo che nella vita succedono tante cose. Quella che mi sta succedendo oggi è la prima volta che mi succede in tutta la mia carriera. Nel senso che purtroppo, non so per quale ragione, non c'è nessuno a accogliere il relatore. Comunque, io sono nota su internet. Basta che cerchiate Nadia Robotti, tutto quello che faccio, mi secca dire chi sono. E cosa, sono essenzialmente una fisica che tutta la vita si è occupata di storia della fisica. In particolare ultimamente della fisica degli anni 30. E non a caso mi ho questo lavoro su Ettore Majorana, che è in collaborazione con Francesco Guerra, che è dall'Università Roma La Sapienza. Va bene, la ricomparsa di Ettore Majorana. La ricomparsa nel senso che quello che vi presento è un nuovo Majorana rispetto a quello che viene comunemente presentato. Non funziona neanche il microfono. Un disastro. Oggi un disastro. Se giorno è questo, ve lo raccomando. Provi adesso. Ma cosa cazzo provo? Allora, provo? Allora, Ettore Majorana. Vedete che ho messo la data di nascita e anche quella di morte, 1939. E su questo punto pensiamo di essere abbastanza sicuri. Ecco, è stato un grande fisico teorico che ha ottenuto dei risultati che sono ancora adesso attuali. È stato allievo di Enrico Fermi ed è scomparso in circostanze misteriose nel marzo del 38. Aveva poco più di 30 anni
ed è scomparso da Napoli, dove era stato nominato pochi mesi prima professore di fisica teorica per Chiara Fama. Quindi qua già Chiara Fama, poi vedremo cosa significa. Questa figura, come sappiamo tutti, ha suscitato sempre forte interesse e curiosità e ha scatenato anche la fantasia e qualche volta la malafede. La malafede quando lo vanno a cercare in Argentina, ad esempio. Comunque, su Majorana molto si è scritto e detto anche in modo contraddittorio. Cioè, in questo intervento, basandoci esclusivamente su documenti originali, cerchiamo di chiarire chi era davvero Ettore Majorana, al di là delle tante leggende che su di lui sono state costruite. Allora, incominciamo. È nato a Catania il 5 agosto del 1906, in una famiglia influente, in cui c'erano molti professori universitari, rettori di università, membri del Parlamento, del Senato e del Governo. Cioè, lui è partito proprio bene, cioè aveva alle spalle una famiglia veramente solida. Il padre, in particolare, era un ingegnere e anche un fisico, ed era un dirigente del Ministero delle Comunicazioni. Un'altra figura importante era lo zio Quirino, che era a Bologna, che era anche lui un ingegnere, un fisico, presidente della Società Italiana della Fisica e direttore del Nuovo Cimento, che è la rivista della SIF, dal 25 al 47, ed era anche accademico dei Lincei. Ecco, studia privatamente a Catania, poi si trasferisce a Roma nel 1915 presso il prestigioso Istituto Massimiliano Massimo, che è retto dai padri gesuiti. E lì ha fatto già la quarta elementare, il ginnasio per 5 anni, che durava 5 anni, però lui salta la quarta, il liceo per 2 anni, poi una cosa interessantissima, che per ben 2 volte è stato rimandato con 7 in condotta. Quindi, anche se andiamo a vedere i voti che l'abbiamo studiati e prossimamente li pubblichiamo, non erano un granché. Insomma, non era uno studente modello come ci hanno fatto sempre credere. Ecco, questa è una foto di classe. Ecco, lui è questo. Vedete che bel faccino. Allora, dopo aver conseguito la licenza liceale presso il liceo Torquato Tasso, che era un liceo regio, scalvoce. Bravo, sto riuscendo. Abbiamo fatto un miracolo. Perché l'istituto privato non può dare la licenza, deve andare in un istituto pubblico, e lui è andato appunto al liceo Torquato Tasso di Roma. Dopodiché si iscrive al biennio propedeutico per aspiranti ingegneri presso l'Università di Roma, e poi passa al triennio della scuola di ingegneria. A quei tempi era la laurea in ingegneria era strutturata in 2 pezzi. Ecco, non si laurea in ingegneria. Quando è all'ultimo anno, cioè nel 1928, decide di passare a fisica, dove da poco lì a Roma, in via Panisperna, è arrivato Enrico Fermi. Infatti nel 1927 venne bandita la prima cattedra di fisica teorica in Italia, e proprio è stata bandita da Orso Mario Corbino proprio per chiamare Fermi. E Majorana è subito coinvolto, ancora come studente di ingegneria, in un'intensa attività di ricerca in fisica teorica, e si occupa del modello statistico dell'atomo che Fermi aveva introdotto nel dicembre del 27, cioè solo pochi mesi prima. E questo è il cosiddetto modello di Thomas Fermi. Inizialmente su questo problema collabora con Giovannino Gentile, che è figlio del famoso filosofo Giovanni Gentile, e estendendo questo modello di Fermi al caso in cui gli elettroni sono dotati di spin, e assieme pubblicano un lavoro che poi viene ampiamente citato in letteratura. Comunque questo è il primo lavoro e l'unico che fa in collaborazione. Dopo questo lavoro, sempre nel 28, Majorana prosegue da solo le sue ricerche su questo modello statistico, facendo vari miglioramenti, ne fa un'estensione al caso degli ioni positivi e ne fa una serie di applicazioni, che non vi dico. Ecco, questo è un quaderno che, vedete la calligrafia, questa era tipica di Majorana, che è conservata alla Domus Coriolana insieme a un sacco di suoi scritti, di suoi documenti. In cui appunto vedete che c'è una correzione a questo modello di Thomas Fermi. Ecco, i risultati di questa intensa attività di ricerca, che erano notevoli, vengono comunicati da Majorana, ancora studente, alla 22esima adunanza generale della Società Italiana di Fisica,
che si svolgeva a Roma tra il 28 e il 30 dicembre del 28. Questa pubblicazione di questo intervento di Majorana viene pubblicata sul Nuovo Cimento, che è la rivista ufficiale della Società Italiana di Fisica, col titolo, questo che vi ho scritto, Ricerca di un'espressione generale delle correzioni di Rydberg da regole per atomi neutri ionizzati positivamente. Ed è una pubblicazione a tutti gli effetti. Eccola qua. Qui c'è la seduta appunto del 29 dicembre, cioè la prima relazione la fa Enrico Fermi. Subito dopo, allora questo è Fermi, subito dopo abbiamo Majorana, dottor Ventore, che l'ha scritto dottore, anche se a quel momento non era ancora dottore, però quando vengono pubblicati gli atti era già laureato. Questa comunicazione non è stata mai citata da nessuno degli storici di Majorana e neppure nella letteratura scientifica. Fermi per molti anni non adotta questo miglioramento di Majorana, ma è a conoscenza ovviamente, ha fatto due comunicazioni nella stessa sezione del congresso, una prima che vi ho fatto vedere e una subito dopo. Tuttavia, il modello statistico dell'atomo, migliorato secondo Majorana, verrà adottato da Fermi nel 1933-34 ed è la base di un lavoro conclusivo sull'argomento che Fermi sviluppa con Amaldi nel 1934, senza che Majorana venga nominato. E questo certamente non gli abbiamo fatto piacere. Da notare che la comunicazione di Majorana alla SIF è una testimonianza non solo dei notevoli risultati raggiunti, tanto che valeva la presentazione al congresso, ma anche della sicurezza e della determinazione di Majorana, che era studente da poco ammesso al quarto anno di fisica, a far conoscere i propri risultati. Immaginate che presenti alla seduta erano Orso, Mario Corbì, Levi Civita, Vito Volterra, Polvani, Quirino Majorana, lo zio Carelli e lo stesso Fermi. Comunque, sempre nel 28, Majorana ottiene altri importanti risultati originali, sempre su questo modello statistico dell'atomo, che sono nei quaderni della Domus. A questo punto c'è una frattura incredibile. Cioè, Majorana non pubblica né i risultati comunicati al congresso, né gli altri risultati ottenuti. Cessa di lavorare, ovvio che quando fa una ricerca poi cerchi di pubblicarla, perché lui è lanciato appunto a far carriera, sempre entrare all'università. E lui appunto non pubblica, cessa di lavorare sul modello statistico dell'atomo e nel luglio del 29 si laurea in fisica, il relatore Enrico Fermi, con una tesi di fisica nucleare e dal titolo sulla meccanica dei nuclei radioattivi. La tesi di Majorana è il primo lavoro sull'applicazione della nuova meccanica quantistica, appunto siamo nel 28 qui, la meccanica quantistica, suo sviluppo finale nel 25 con l'equazione di Schrödinger e la meccanica delle matrici di Heisenberg. Ecco, questa è la prima applicazione della nuova, questa meccanica quantistica alla fisica nucleare fatta a Roma e più in generale in Italia, cioè fino al 28 in Italia non se ne parlava di fisica nucleare. E in questa tesi viene data una rigorosa giustificazione matematica a un procedimento fatto, una trattazione del decadimento alfa fatto da Gamow sulla base dell'effetto tunnel, appunto nel 28, che era stata criticata internazionalmente e lui la cerca di correggere. Riscuote un certo successo, infatti viene richiesta da un fisico qui da Berlino. Comunque, anche se vengono raggiunti risultati originali molto interessanti, pienamente competitivi a livello internazionale, essi non trovano sbocco in pubblicazione ufficiale. Ecco, dalla laurea alla libera docenza. Dopo la laurea, di nuovo un periodo breve di silenzio. Non si occupa al momento di fisica nucleare, ma matura nuove linee di ricerca in fisica atomica, fisica molecolare e fisica delle particelle elementari. In completa autonomia da Fermi, il quale fa tutt'altro. Fermi infatti si occupa nello stesso periodo di elettrodinamica quantistica e di strutture iperfine, che è un problema di fisica nucleare. Tra il 30 e il 32 abbiamo l'esplosione dell'attività scientifica di Majorana e questa è un'esplosione ad ampio spettro. Pubblica tra l'inizio di dicembre del 30 e la fine del 32 a solo suo nome ben 7 lavori su riviste italiane, rendiconti dell'Accademia dei Lincei, il Nuovo Cimento, che sono però conosciuti internazionalmente perché vengono recensiti dalle più importanti riviste straniere.
E poi annuncio in una lettera alla ricerca scientifica, mai citata prima, la futura pubblicazione di un suo lavoro. Cioè, lui è attentissimo alle priorità della sua scoperta. Cioè, lui è motivato moltissimo. Ecco, l'attività pionieristica di Majorana, non sto a raccontarla, fra il 3 e il 32 ha portato a risultati importantissimi e innovativi. Ad esempio, spiega quantisticamente il legame chimico e viene riconosciuto come il precursore della chimica teorica. Ha un riconoscimento in spettroscopia del ruolo del fenomeno dell'autoionizzazione negli atomi, poi si inventa questi Majorana flip, cioè il fatto che gli atomi polarizzati che passano in zone con campo magnetico rapidamente variabile possono subire transizioni quantistiche nell'orientazione, e poi fa una generalizzazione relativistica dell'equazione di Schrödinger che elimina completamente l'esistenza di soluzioni a energia negativa che erano invece previste dall'equazione di Dirac, e la sua trattazione valida per particelle con spin arbitrari. E Wigner, nel lavoro famoso del 39, riconosce il ruolo pionieristico di Majorana. Insomma, era lanciatissimo. L'aspetto peculiare di Majorana, dopo la laurea fino al 37, non riceve alcuna posizione istituzionale, a differenza di tutti gli altri giovani della scuola di Fermi, ad esempio Emilio Segrè, Giovannino Gentile, Enrico Amaldi, Giancarlo Vic, Racà, Pinker, Fano, i quali trovano un'immediata collocazione, o come assistente, o come incaricato, come assistente incaricato, addirittura come segretario del comitato fisica del CNR e così via. Comunque, anche se non ha questa posizione ufficiale, nel maggio del 32 fa la domanda per la libera docenza in fisica teorica, e questo gli garantisce la possibilità di tenere un corso libero all'università, anche se non è retribuito, però sei finalmente un professore. Ecco, scusate. Questa è la domanda per la libera docenza in fisica teorica che ha scritto Ettore Majorana, e questa è la relazione della commissione. La commissione, che è formata da Fermi, dallo Surdo e da Persico, dice: presenta 5 pubblicazioni a stampa, brevi ma dense note, pregevoli per l'interesse degli argomenti, per l'eleganza e l'acutezza della trattazione. Infatti l'autore si serve di metodi originali che gli permettono di giungere a risoluzioni semplici di questioni complicate, dimostrando una completa padronanza della fisica teorica. Cioè, è molto elogiativa. E questo è in gennaio il decreto di abilitazione alla libera docenza in fisica teorica. Quindi lui può tenere un corso finalmente, ufficialmente, di fisica teorica, però non riuscirà mai a tenere un corso libero, nonostante le domande che lui fa, perché viene boicottato. Ecco, il periodo di Lipsia, nel 33. All'inizio del 33 prende una decisione strategica. Chiede, tramite Fermi, una borsa di studio del CNR per l'estero. L'obiettivo è andare a Lipsia per svolgere ricerche teoriche sotto la guida di Heisenberg. Lui, Majorana, è attento agli sviluppi internazionali, infatti nel curriculum per la libera docenza scrive che Majorana segue il movimento scientifico, quindi è a conoscenza che Heisenberg sta lavorando a una nuova teoria del nucleo, quindi la scelta di Lipsia è ben motivata. Questa è la lettera di Majorana al CNR, in particolare a Borgogna, in cui chiede questa borsa e presenta il programma, che è avanzatissimo e si chiama La struttura dei nuclei e la formulazione relativistica della nuova teoria dei quanti. Questo è il suo progetto. Ambiziosissimo, bello. Questa invece è la lettera di accordo di Fermi, il quale dice che Majorana intende proseguire le ricerche riguardanti la teoria dell'atomo e le applicazioni della teoria dei gruppi. Cioè, non sembra, Fermi è al corrente assolutamente dei programmi all'avanguardia di Majorana, che sono appunto fisica nucleare e particelle elementari, oppure vuole non far vedere che lo sa. Ottiene Majorana la borsa per 6 mesi, 12.000 lire, e Lipsia è una scelta formidabile, perché entra subito, anche se viene detto che era scontroso, antipatico, entra subito in ottimi rapporti con Heisenberg.
Heisenberg, subito dopo la scoperta del neutrone, che era nel febbraio del 1932, aveva sviluppato un modello di nucleo composto solo di neutroni e protoni, che agivano tra di loro con forze di scambio, analoghe a quelle del legame chimico-quantistico. I risultati di Heisenberg vengono esposti in tre lavori sulla prestigiosa rivista tedesca Zeitschrift für Physik a partire dal luglio del 1932. Ma ora la Lipsia riceve il terzo in coppia, prima della pubblicazione di questo articolo, e apporta due miglioramenti fondamentali alla teoria di Heisenberg. Quindi, le forze di scambio introdotte da Majorana scambiano solo le posizioni dei protoni e neutroni e sono di segno opposto a quelle di Heisenberg. Questo è sostanzialmente il miglioramento che fa Majorana. E i vantaggi di questo miglioramento sono profondi, cioè la particella alfa diventa l'edificio nucleare di maggiore stabilità e la densità quasi uniforme del nucleo riesce a trovare una spiegazione. Heisenberg, a differenza di quanto aveva fatto Fermi con il modello statistico, riconosce subito in pieno la validità della proposta di Majorana e ne fa immediatamente propaganda in Germania e nella conferenza Solvay, che è il congresso Solvay, nell'ottobre del 1933. È questo il trionfo scientifico internazionale di Majorana. Qui è la stazione di Lipsia, appunto quando Majorana ci arriva nel gennaio del 1933, bellissimo. Ecco, Majorana pubblica immediatamente un lavoro in tedesco, come aveva fatto Heisenberg, sulla stessa rivista di Zeitschrift für Physik, e da quel momento le forze di scambio, così chiamate di Heisenberg, diventano le forze di scambio di Heisenberg-Majorana. Poi fa un soggiorno di un mese e mezzo anche a Copenaghen, presso l'Istituto di Bohr, dove entra anche lì con Lipsia in contatto con i massimi esperti di fisica teorica del momento. Torna a Roma agli inizi di agosto del 1933 al culmine del suo prestigio scientifico. Ecco, la corrispondenza da quando Lipsia o a Copenaghen era interessantissima e ci mostra un Majorana molto preciso, ligio ai doveri istituzionali e attenta alle strategie di pubblicazione degli articoli. Viene raccontato che Majorana tutti i suoi risultati li scriveva su pacchetti di sigarette, poi prendeva i pacchetti e li buttava via. No, assolutamente lui è attento a che i suoi risultati vengano conosciuti e vengano pubblicati. Cioè, è un altro personaggio. Ad esempio, questa è la prima lettera che scrive appena arriva Lipsia e dove dà subito informazioni precise su dove si trova e su cosa sta facendo. Questa è la lettera al vicepresidente del Comitato per la Fisica. Sono entrato in rapporto con il direttore di questo istituto, professor Heisenberg, e ho discusso con lui il lavoro da svolgere, e così via. Poi, elige alle richieste istituzionali. Risponde immediatamente alla richiesta del CNR di un breve riassunto in italiano dell'articolo che vi dicevo prima pubblicato in tedesco, inviando una nota che apparirà subito sulla ricerca scientifica come annuncio. Poi controbatte alle critiche per aver pubblicato prima in tedesco e poi in italiano, perché il primo lavoro era scritto sugli Zeitschrift für Physik, perché lui ha tutta una sua politica internazionale di pubblicazione che difende. Dice: mi servirò per l'avvenire di riviste italiane per eventuali pubblicazioni secondo il desiderio espresso dal direttore. Non credo tuttavia che si debba evitare la doppia pubblicazione quando si tratti di lavori che è desiderabile siano conosciuti subito all'estero. Poi anche interessanti delle lettere ai colleghi e che dimostrano che è perfettamente ambientato nel mondo scientifico internazionale. Ad esempio, scrive a Segre dicendo: mi trovo benissimo a Lipsia e così via. Anche a Copenaghen si trova benissimo, mi trovo da una settimana a Copenaghen, perfettamente ambientato sin dal primo momento. Ecco, adesso abbiamo gli anni del silenzio, 1933-1937. Majorana torna a Roma all'inizio di agosto del 1933, al massimo del suo successo scientifico internazionale. Sicuramente esistevano le condizioni ottimali per una sua integrazione organica nella vita accademica dell'Istituto di Fisica di Roma. Invece, non solo resta senza una posizione accademica, ma a partire dal suo ritorno, fino all'aprile del 1937, Majorana non figura con nessuna pubblicazione, né articoli, né annunci, né comunicazioni a congressi. Cioè, sparisce dal mondo scientifico
ufficiale. Va detto che in questo stesso periodo, proprio alla fine del 33, a Roma si assiste a un fortissimo sviluppo delle ricerche in fisica nucleare. Infatti nel dicembre del 33 abbiamo la teoria di Fermi del decadimento beta, poi la scoperta di Fermi della radioattività indotta dai neutroni e infine il rallentamento dei neutroni. Quindi è molto sorprendente che questo grande sviluppo della fisica nucleare a Roma coincida proprio con la fine dell'attività nota di Majorana in questo settore. Sarebbe molto interessante conoscere le idee di Majorana riguardo, almeno, sulla teoria del decadimento beta. Invece, silenzio totale. Insomma, dopo il rientro di Majorana a Roma, non vi sono più contatti diretti tra Majorana e Fermi, che di fatto sono interrotti alla fine del 1932, come lo stesso Majorana dichiarerà in un documento ufficiale. E non ci sono rapporti neppure tra Majorana e l'intero ambiente di Via Canisperti. Siamo un episodio molto è tardi, io siamo senza Cerna, senza. Beh, è tardi. Posso andare. Perché questo è un episodio significativo. Ecco, il 9 novembre del 33 l'Accademia delle Scienze svedesi annuncia che il premio Nobel per la fisica per l'anno 32 è stato assegnato a Heisenberg. Immediatamente tutti gli esponenti della cultura mondiale inviano le loro congratulazioni in varie forme. Heisenberg, e l'abbiamo trovato quando siamo andati appunto in Germania, ha conservato una cartellina del suo archivio personale tutti i messaggi ricevuti. Meno male. Scusate. Ecco. Allora, quindi, questa cartellina del suo studio e del suo archivio personale in cui ha messo tutti i messaggi ricevuti. Tra questi spicca un telegramma della Deutsche Reichspost proveniente da Roma e datato appunto 11.11.33 dal testo molto freddo e ufficiale, in tedesco non ve lo leggo, ve lo dico in italiano, le più cordiali congratulazioni Corvino, Fermi, Rasetti, Segre, Amaldi Vic, da notare l'ordine di firma secondo lo stretto rango di anzianità accademica dell'Istituto di Fisica di Roma. Il primo è Orso Mario Corbino, che era il direttore, e l'ultimo è Giancarlo Vic, che era appena arrivato da Torino. Eccolo, quando l'abbiamo visto, terribile. Ecco, Ettore Majorana, che è a Roma, non figura nella lista. Nemmeno all'ultimissimo posto, non c'è. Ma anche Majorana, che aveva lasciato Lipsia all'inizio di agosto, manda le sue congratulazioni, secondo il suo stile. Invia un minuscolo biglietto da visita personale, datato Roma 11.11.33, col titolo cancellato a mano, scritto in commovente italiano. Ve lo faccio vedere. Eccolo, e quei bigliettini piccoli piccoli rispetto anche alla busta che era più grande, è una lettera molto intesa, e lui dice: signor professore, mi permetta, se non mi ha dimenticato, di esprimere i miei commossi auguri in occasione del nuovo solenne riconoscimento della sua opera prodigiosa, con profonda ammirazione suo Ettore Majorana. Va bene. Questo è un episodio che la dice lunga sui rapporti che c'erano fra Majorana e Via Panisperna. Comunque, durante il suo isolamento dall'ambiente di Via Panisperna, che vi dicevo che era sparito dal mondo scientifico, dai documenti esistenti emerge che Majorana conduce una vita normale. Viaggia moltissimo, a Mazzia di Fiume, Merano, Vipiteno, Marino, Catania, lavora moltissimo e pare che lavori, come scrive lo zio, sull'elettrodinamica quantistica. Infatti sta facendo la stesura dell'articolo che poi diventerà fondamentale, quello sulla teoria simmetrica dell'elettrone e del positrone, in cui appunto quello del neutrino di Majorana, e parte del manoscritto ce l'abbiamo alla Domska Uliana, riguardante però solo gli anni 33-35, e poi ha corrispondenza scientifica con lo zio Quirino Majorana. In particolare dà un contributo a livello teorico alle ricerche sperimentale dello zio in almeno due casi. Vabbè. Ecco,
Questa corrispondenza con lo zio è molto intensa, addirittura si scrivono per espresso, per avere questo scambio di idee incredibile. E poi tra il 33 e il 37 attende diligentemente ai compiti previsti per l'esercizio della libera docenza, perché se lui non riesce a fare, a tenere un corso, la sua libera docenza decade dopo 5 anni. Quindi per forza lui doveva riuscire a fare questo conto. Lui presenta regolarmente alla facoltà i programmi del corso di fisica teorica, che sono, ve lo scrivo, ecco, questi sono i programmi, scritti a mano appunto da Majorana. Presenta regolarmente alla facoltà i programmi di questo corso di fisica teorica, che sono di altissimo livello, e cambiando, e li cambia di anno in anno, anche il titolo. E questi programmi riflettono le sue ricerche in corso. Ad esempio nel 33 e nel 34 parla di metodi matematici della meccanica quantistica, lui si sta occupando appunto della teoria relativistica delle particelle elementari. Oppure, poi, quando fa domanda la prima volta, nel maggio del 33, quindi siamo all'inizio, è tutto ancora tranquillo, appena ottenuta la libera docenza, mentre a Lipsia ha il sostegno dell'istituto. Infatti dietro alla domanda c'è scritto: autorizzo il professor Majorana, e questo lo scrive il direttore Corbino, autorizzo il professor Majorana a servirsi per le sue lezioni delle aule e della biblioteca dell'istituto fisico. Comunque a novembre non riesce a fare il corso perché non c'ha studenti. Nel 34-35 non fa nessuna domanda, un momento buio, è morto suo padre, quindi problemi familiari. Comunque ci riprova per l'anno 35-36. Cambia il titolo del corso, metodi matematici della fisica atomica, e aggiunge, appunto, è stato già Lipsia, e aggiunge nozioni di fisica nucleare, cioè quello che aveva fatto sulle forze. Dichiara, in questa domanda, di non aver mai svolto il corso, e nel posto dove poteva mettere, che gli davano la biblioteca, le aule, non ha più il sostegno dell'istituto. E di nuovo non riuscirà a tenere il corso. Ci riprova ancora nel 36-37, modifica di nuovo il programma e riduce le ore settimanali a 2, da un nuovo titolo, elettrodinamica quantistica, anche qui mette l'elettrone, le nuove ricerche che sta facendo, l'elettrone positivo e la simmetria delle cariche, e il corso, questa volta, addirittura è dichiarato non pareggiato. Cosa significa? Significa che se uno studente lo segue, poi alla fine della carriera scolastica non conta niente, perché non vale niente. Quindi Majorana in tutti questi anni resta senza una posizione istituzionale. Questo corso non riesce a farlo. Ecco, adesso abbiamo il concorso di fisica teorica presso la Regia Università di Palermo, quella dove era per Chiara Fama. Il 15 marzo del 37 viene bandito dall'Università di Palermo il tanto atteso, a Palermo c'è Segre, il tanto atteso concorso per una cattedra di fisica teorica. Il primo e unico è quello vinto da Fermi a Roma nel 26, poi non ce ne sono più stati. La scadenza delle domande è il 15 giugno del 37. Non appena che il concorso viene bandito, nell'aprile del 37, Majorana ricompare fulmineamente nel mondo scientifico ufficiale. Pubblica, finora per 3 anni non ha pubblicato mai niente, pubblica sul nuovo cimento uno dei lavori più importanti della sua vita, tuttora attuale, che è il famoso La teoria simmetrica dell'elettrone e del positrone, in cui introduce appunto il neutrino di Majorana, cioè la possibile esistenza di una particella elementare di spin 1/2 che coincide con la propria antiparticella. Chiaramente questa pubblicazione rafforzava il suo curriculum, soprattutto dal momento che negli ultimi 3 anni, come vi dicevo, dopo il ritorno da Lipsia, non aveva pubblicato più nulla e avrebbe potuto essere accusato di discontinuità scientifica. Non puoi vincere un concorso dopo che sei stato 3 anni silente. Un terzo del manoscritto alla Domus Galileana, è quello che vi faccio vedere, l'altro non si sa bene dove è finito. E appunto da punti vari si capisce che ci stava già lavorando dal 33-35. Come? Insomma, se la pubblicazione è stata fatta in funzione del concorso nazionale di fisica teorica, Majorana era assolutamente in linea
con le normali pratiche accademiche. Cioè, lui voleva sfondare, voleva entrare nell'università. Ecco, appena c'ha un reprint, ne fa omaggio a Enrico Fermi, questo reprint che ho avuto grazie al professor Giacomo Morpurgo della nostra università, e con la dedica a Sua Eccellenza Enrico Fermi, con molti cordiali saluti, Ettore Majorana. E questo è stato dato certamente dopo l'aprile del 37, che è la data di pubblicazione, quando appunto Majorana è sotto concorso. Lo stesso reprint viene mandato da Majorana a Giancarlo Vic, quello l'ultimo nella lista del telegramma, che era il candidato favorito al concorso e sarà il futuro vincitore di questo concorso, proprio a segnalare la sua presenza che c'è. Majorana, con l'invio di questo reprint, fa capire che lui esiste e farà il concorso, si presenterà. L'ultimo giorno utile, il 15 giugno del 37, Majorana fa domanda per il concorso di fisica teorica, quello appunto bandito da Palermo. Vi faccio vedere la domanda scritta da Majorana, perché viene raccontato che è Fermi che assolutamente ha insistito su Majorana, che lui facesse, si presentasse, che lui gli ha scritto la domanda. Assolutamente sono tutte storie. Majorana si presenta e si fa la sua, dal curriculum o anche delle pubblicazioni. Infatti, allega i vari documenti, guardate questo è carino, queste sono notizie sulla curiosità scientifica, questa è la minuta di Majorana, che è proprio meditata. Guardate, nozioni sulla attività scientifica, cioè, prima scrive dot, poi cancella dot e ci mette prof. Come da dire, io ho un titolo, perché avrei preso la libera docenza, io ho un titolo in più, sono professore. È un curriculum molto stringato, da come scrive sembra che abbia cessato ogni rapporto con Fermi, con l'Istituto di Fisica di Roma, dopo la partenza per Lipsia. Infatti scrive: fino alla fine del 32, parlando in terza persona, siamo mantenuti in stretti rapporti con l'Istituto di Fisica di Roma, particolarmente col titolare della cattedra di fisica teorica, Sua Eccellenza professore Enrico Fermi, accademico d'Italia, per quello deve al titolo Sua Eccellenza. Poi, ecco, le notizie sull'operatività scientifica, queste sono quelle che abbiamo trovato all'Archivio Centrale, che è trascritto lo stesso titolo, in cui viene mantenuto il prof. Insomma, lui ci tiene, vuole vincere. Questo è l'elenco delle pubblicazioni, è la brutta copia. Questo è lo stesso elenco allegato alla domanda. Ovviamente manca la comunicazione al congresso del 28, e i due annunciano la ricerca scientifica perché non sono adatti per un concorso. E queste sono appunto le nove pubblicazioni principali di Majorana, che da alcuni storici sono state denominate le nove sinfonie. Il 7 luglio viene nominata la commissione direttamente dal ministro. Siamo in regime autoritario, com'è che avviene? Qui ci sono l'elenco di tutti i possibili aspiranti a essere membri di questa commissione, e il ministro sottolinea con una matita rossa chi nomina, i nominati. E questo è il decreto di nomina, vengono nominati Carelli, Fermi, Lazzarino, Persico e Polvani. Il 23 ottobre 37 c'è la prima riunione. Tutti sono spiazzati dal fatto che Majorana si è presentato. Viene riconosciuta la prima, in questo verbale numero uno, riconosciuta la posizione scientifica assolutamente eccezionale di Majorana. E si chiede, è scritto tra virgolette perché è sul verbale, e si chiede al ministro di nominare il Majorana professore di fisica teorica per alta e meritata fama in una università del Regno, indipendentemente dal concorso chiesto dall'Università di Palermo. Qui. E in questa maniera che nasce l'alta meritata fama. E questa era una procedura legittima, perché era già stata adottata ad esempio per Marconi, che era stato nominato professore di onde elettromagnetiche presso l'Università di Roma pochi anni prima, il 16 maggio del 34. Però i due casi sono un po' diversi. Marconi era già premio Nobel dal 1909 con Kurbaum per la telegrafia senza fili.
Ma Irana era un poveretto senza una posizione. Quindi fare questa nomina un po'. Viene allegata una relazione scientifica su Majorana, ovviamente estremamente elogiativa, anche se con alcune omissioni. Comunque, il ministro accetta subito questa proposta e il 2 novembre 1937 Majorana viene nominata appunto per l'alta fama di singolare perizia cui è pervenuto nel campo degli studi di fisica teorica, professore ordinario di fisica teorica presso l'Università di Napoli. Questi sono tutti i documenti che abbiamo trovato all'archivio centrale. Majorana ringrazia il ministro per essere stato informato della sua nomina. Insomma, lui aveva fatto domanda per un posto a Palermo e di fatto si ritrova a Napoli. E comunque a gennaio del 38 prende regolare servizio a Napoli. Ecco, questo è lo stato matricolare di Majorana. L'aspetto bruno, magro, media statura, salute alquanto cagionevole. Ecco, come Majorana vive il concorso? Questa è la lettera allo zio Pirino il 16 novembre del 37. Ho riso alquanto per le stranezze procedurali del mio concorso, delle quali non avevo alcun sospetto. Spero di andare veramente a Napoli. E a Giovanni Gentile il 21 novembre scrive: caro Gentile, mi meraviglio che per quanto mi riguarda tu dubiti del mio buon stomaco, in senso metaforico. Pio XI è molto vecchio e io ho ricevuto un'ottima educazione cristiana. Se al prossimo conclave mi fanno papa per meriti eccezionali, accetto senz'altro. Quindi, cosa succede? Tolto Majorana dal concorso con questo escamotaggio della chiara fama, i lavori della commissione riprendono immediatamente, ricominciando con un nuovo verbale, che lo chiamano nuovamente il verbale numero 1. E questo è veramente scorretto, perché il concorso è iniziato da me. A novembre vengono nominati i vincitori, e che sono Giancarlo Vic, Giulio Racà, Giovanni Nino Gentile, e tutti e tre sono della vecchia scuola di Fermi ed erano quelli che erano già previsti come vincitori prima che si presentasse Majorana. Addirittura abbiamo trovato già delle lettere di Segre che si era messo d'accordo con Giancarlo Vic che in caso di vincita sarebbe andato a Palermo e avrebbe garantito di starci almeno un anno, perché cosa succede? Una sede come Palermo ci vai un anno e poi te ne scappi via, invece lui si è impegnato a starci. Infatti viene vince al primo posto e viene subito chiamato a Palermo e anche lì ci sta solo un anno, poi va a Padova. Ecco, Ettore Majorana a Napoli svolge regolarmente il corso da metà gennaio a fine marzo del 38. Ha 7 studenti, 5 di fisica, 1 di ingegneria, 1 laureato in matematica, e i contenuti di questo corso sono ricostruibili dalle note manoscritte che abbiamo alla Domus Galileana, che sono state pubblicate dalla SIF come Ettore Majorana lezione all'Università di Napoli, oltre che dalla testimonianza degli allievi. Ad esempio Gilda, senatore, adesso purtroppo è morta, abbiamo potuto intervistarla e ci ha raccontato un sacco di cose belle. Si tratta di un corso, questi sono gli appunti delle lezioni che vi dicevo, che sono appunto pubblicate. È un corso di fisica teorica di alto livello in cui viene dato ampio spazio anche agli aspetti fenomenologici. E sicuramente aveva preparato la parte essenziale del corso negli anni precedenti, quando aveva cercato di tenere il corso libero. E le date, appunto, che sono riportate con una penna diversa, chiaramente sono state messe dopo. Poi, di colpo, scompare in circostanze non ancora chiarite alla fine di marzo del 38. Noi abbiamo sempre affermato che le sue ragioni, quali che siano state, vanno rispettate e abbiamo sempre evitato ogni intrusione in questioni così delicate. Comunque, ci sono alcuni punti fermi che è importante richiamare. Avendoli trovati, questo ve li espongo. Innanzitutto sappiamo che dopo la scomparsa Majorana è certamente vivo, cioè non si è suicidato come viene spesso raccontato, come ad esempio testimonia una lettera che abbiamo trovato nel fondo Giovanni Gentile Junior. In questa lettera, scritta da Bernardini, che è di nuovo un amico, perché lì sono tutti amici,
a Giovanni Gentile Junior alla fine di aprile, lui non ha messo la data, però in base ai contenuti scientifici abbiamo ricostruito che appunto fine aprile 38 scrive: caro Giovanni, come puoi immaginare, la notizia di Majorana mi ha dato una vera gioia. Non è molto bello forse, ma in compenso non è una cosa così tragica come si pensava e ci se ne può rallegrare. Quindi Majorana, dopo la sua scomparsa, cioè che era il 25 marzo, era ancora in vita, altrimenti non puoi dire ce ne se può rallegrare se è morto. Ecco, altra cosa, borsa di studio. Nel fascicolo del 3 novembre del 39, della rivista bimestre, guardate che bella copertina, le missioni, che sono le missioni della Compagnia di Gesù, cioè dei Gesuiti, a pagina 447, compare un inserto dove si annuncia che è stata fondata una borsa di studio per l'educazione di un missionario al nome dello scomparso Ettore Majorana. Riguardo all'istituzione della borsa a nome dello, appunto, dello scomparso Ettore Majorana, dove scomparso nell'ambito della rivista in genere significa deceduto, abbiamo visto tutte le borse che sono state istituite, molto significativa però è una lettera del padre gesuita Ettore Caselli, amministratore della rivista, in data 22/9/39, e indirizzata a Salvatore Majorana, che è il fratello maggiore di Ettore Majorana, in risposta a una sua del giorno precedente. Cosa scrive? A graditissima vostra di ieri, ammiriamo sinceramente il vostro atto generoso, perché hanno pagato un sacco di soldi, per il compianto Ettore Majorana. Il Signore premi la vostra grande fede e il vostro santo affetto per il caro estinto. Cioè il padre ringrazia appunto il Caselli, ringrazia il fratello maggiore che è la persona più importante dei fratelli della famiglia proprio per aver fatto questo versamento e per aver istituito questa borsa. Quindi non vi è dubbio, quindi, perché si parla anche di caro estinto, che la parola scomparso oppure compianto significhi deceduto, come del resto appunto la parola caro estinto. Quindi nel settembre del 39 Majorana non è più in vita. Comunque esistono anche altri elementi che avvalano questa conclusione. Ecco, la cancellazione dalla rubrica di frontiera. Una volta che la direzione di polizia fa partire le ricerche dopo che è sparito, quindi lui è sparito il 28 e il 31 marzo, automaticamente Majorana viene iscritto nella rubrica di frontiera. Che cos'è? Una cosa che contiene l'elenco dei soggetti da individuare nel caso tentino il passaggio di una frontiera. Il nome di Ettore Majorana resta sulla rubrica fino alla data del 22 aprile del 39, quando la direzione di polizia emette l'ordine di cancellarlo. Quindi l'anno 1939 è dunque un anno cruciale. Il volo, adesso capite perché vi ho scritto 1939 nella slide iniziale. Il bollettino delle ricerche. Ecco cos'è? Il bollettino delle ricerche è uno degli strumenti più importanti che c'era quegli anni di collegamento fra le questure, i comandi dei carabinieri e la direzione centrale della polizia. Questo bollettino veniva messo in fascicoli giornalieri e in esso venivano segnalati i catturandi, gli scomparsi, i morti non identificati e così via. Majorana occupa una posizione di grande rilievo sul bollettino. Eccolo qua. Subito dopo una signora che è scomparsa portandosi via tutto il patrimonio della famiglia, quindi in compagnia buona. La prima segnalazione appunto avviene su iniziativa del questore di Napoli in data 25 aprile 38, che lo indica come allontanatosi da Napoli 25/9/38 per ignota direzione manifestando propositi suicidio. Abbiamo visto poi con la lettera di Bernardini che non c'era. La fotografia viene fornita dalla famiglia e risale a molti anni prima. C'è poi un crescendo di segnalazioni. La seconda, in data 10 giugno 38, parte dal Ministero degli Interni, la fotografia è la stessa, scompare il riferimento al suicidio e si avverte che la famiglia ha promesso un premio di lire 30.000.
per la prima volta compare il riferimento a una cicatrice lunga sul dorso di una mano. Alla segnalazione viene dato grande risalto tramite un avviso in apertura del bollettino. Una terza segnalazione compare un mese dopo, il 7 luglio del 38, ancora dalla direzione di polizia, con il consueto risalto. Viene comunicata, vedete, quella fotografia l'abbiamo già vista nel suo foglio dell'università, viene comunicata una di loro recentissima fotografia, che è quella appunto posta al foglio matricolare. E viene aggiunto che il medesimo, oltre la cicatrice sul dorso della mano ne porta altra su una coscia, suturata con oltre 40 punti chirurgici. La quarta segnalazione, in data 5 novembre 38, ricalca la precedente, ma è singolarmente firmata al Ministero degli Interni, senza la specifica direzione di polizia. Potrebbe significare che la ricerca di Majorana è passata direttamente al Ministero, questa cosa qui. Segue un'altra segnalazione, la quinta e l'ultima, del 23 marzo 39, proprio un anno dalla scomparsa, ancora firmata al Ministero Interni, e questa ricalca le ultime due, la vedete qua, questa è nella prima pagina questa volta. Improvvisamente queste segnalazioni, sì, guardate che faccia che c'era, una roba questo bollettino delle ricerche, un'impressione, perché poi ci sono anche le facce, oltre di gente maciullata, anche morti, perché per riconoscere, per avere, venivano fotografati per identificarli. Comunque, improvvisamente, queste segnalazioni si interrompono e non vengono più reiterate. Quindi vediamo ancora una volta il ruolo cruciale dell'anno 39. Ecco, l'ultima cosa, la destituzione di Majorana dalla cattedra. Proprio nel settembre del 39, cioè lui è scomparso il 25 marzo del 38, proprio nel settembre del 39 il ministro dell'Educazione Nazionale fa pubblicare sul suo bollettino la notizia dell'avvenuta destituzione di Ettore Majorana dalla cattedra di Napoli, che era già stata deliberata da con un decreto del 6 dicembre del 38, che è quello che è qua, ma che non era stata ancora resa operativa. Cioè, il 6 dicembre hanno deciso di licenziarlo, diciamo così, però non è stata, è stata lasciata in sospeso. Invece, in questa data, settembre 39, viene resa operativa. Quindi, solo nel settembre del 39, Majorana viene ufficialmente licenziato. Insomma, 39 possiamo dire che è un anno cruciale per Majorana, cioè l'anno della sua morte, purtroppo. Ecco, conclusione, problemi aperti. Sgomberato il campo dalle leggende, fatto riferimento ai documenti esistenti, la figura di Ettore Majorana risulta completamente diversa. Cioè abbiamo un nuovo Majorana che è intensamente coinvolto nella ricerca scientifica, è teso a dare contributi altamente innovativi, è intenzionato a mostrare e a pubblicare i suoi risultati, è profondamente interessato alla carriera accademica, è scrupoloso nei rapporti istituzionali ed è anche attento ai suoi allievi. A questo punto però il problema Majorana è tutt'altro che risolto e forse è diventato ancora più interessante. Infatti, una volta che abbiamo escluso gli aspetti caratteriali, cioè non era né geniale certamente, ma no, non era matto, e l'abbiamo ricondotto in forma normale, è necessario ricollocare questo nuovo Majorana nel panorama scientifico del tempo. In particolare è fondamentale capire le ragioni che dovevano essere state puramente esterne, che lo hanno portato a sparire dal mondo scientifico ufficiale per ben tre volte. Una breve subito dopo la laurea, una più significativa dopo il ritorno da Lipsia, la terza, quella definitiva, dopo il concorso di Palermo e appunto la sua presa di servizio a Napoli. Cioè capire queste ragioni non è una banale questione di curiosità, ma significa, a nostro avviso, capire lo sviluppo di un pezzo importante di storia della fisica e, più in generale, di storia a noi molto vicina. Inoltre, i nuovi documenti, in particolare quelli relativi all'istituzione della borsa, mostrano che Ettore Majorana deve considerarsi deceduto alla data di settembre 39 e che, alla luce della lettera di Bernardini, la morte è sopravvenuta circa un anno dopo la scomparsa.
Quindi, e questo è il punto centrale, quando ho parlato di malafede all'inizio, quindi presunti avvistamenti di Majorana in Argentina, in Venezuela e in altre località e la sua asserita presenza in Germania durante la guerra sono totalmente infondati. Ribadisco questo anche perché uno dei sostenitori di Majorana in Argentina è proprio quello, una persona che aveva in mano la lettera di padre Caselli, in cui si parlava del caro istinto. Quindi è inutile che mi vengano a dire che lo andiamo a cercare in Argentina. Comunque, anche la sua attività scientifica di Majorana negli anni del silenzio deve essere vista sotto una luce completamente diversa e deve essere fatta cessare nel 1939. Ovviamente un grande lavoro deve essere ancora fatto, però come abbiamo potuto sperimentare, gli archivi sono una fonte preziosa e inesauribile di informazioni. Non buttate via niente, anche dalla vostra famiglia, perché sono spettacolari. Comunque speriamo che anche in questo caso ci vengano in aiuto. Ok, grazie, è finito. Se ci sono domande, lascio la parola a Francesco, perché io sono scoppiata. Sono senza voce. No, se ci hanno domande, se vuoi aggiungere qualcosa. Grazie. C'è sempre la presenza per le cose. Basta tenerlo così, non si viene attaccato. Sì. Sì. Beh. A quello che è stato detto. Prima un'osservazione di tipo proprio l'idea che era tutto preordinato e dice la solita pastetta all'italiana, già si sanno i vincitori, arriva Majorana e rompe le scatole. In realtà questi concorsi non sono i concorsi a cui noi siamo abituati. Noi siamo abituati a vedere che all'Hotel Ergife a Roma ci stanno migliaia di persone in corridoio, ognuno su un banchetto in cui fa il suo compito fissato. Questi qui sono concorsi completamente diversi, erano concorsi per soli titoli, cioè si presentavano i titoli. E quali erano i titoli? I titoli erano le pubblicazioni, quindi chiunque conosceva le pubblicazioni, per definizione sono conosciute a tutti, conoscevano le pubblicazioni. Allora se uno va a vedere quell'elenco, è chiaro che l'elenco è esattamente quello che Fermi e gli altri avevano pensato, cioè primo Giancarlo Mick, secondo Giulio Racà, terzo Giovannino Gentile. Basta vedere i titoli, erano tutte quante persone di un certo livello. Ovviamente Vic non era il Vic che poi è diventato dopo, è andato in America e così via. E l'ordine, non c'è dubbio, era quello. Se poi arriva improvvisamente anche Ettore Majorana, uno va a vedere le pubblicazioni di Ettore Majorana hanno dei risultati che sono risultati importantissimi e quindi non c'è dubbio che diventava primo nella mente della commissione, ma di qualsiasi commissione, Ettore Majorana, Giancarlo Vic, Giulio Regà e Giovannino Gentile. Allora se la commissione procedeva secondo le regole, cioè le regole sono le seguenti, ho partecipato a moltissimi concorsi, bisogna paragonare tra di loro i candidati e metterli poi in graduatoria. Allora proseguendo in questo modo sarebbe arrivato, però ovviamente la cosa era molto spiacevole perché Palermo aveva chiesto il concorso dopo aver chiesto a Vic ma casomai lo vinci ci viene o non ci viene. Cosa perfettamente legittima, Vic aveva detto ci viene. Se poi il povero Segrì si trovava a arrivare, che arrivava Majorana,
con cui era tra l'altro in pessimi rapporti, perché c'è tutto. Nadia ha fatto vedere una lettera, poi ci sono anche altre lettere un pochettino più cattive di Majorana nei confronti di Segre. Allora, chiaramente Segre ci restava molto male, perché arrivava un elemento. Poi lì c'era il problema del. Se tra i concorrenti non c'era Majorana, allora il terzo posto andava sicuro a Giovanni Gentile. Se invece c'era anche Majorana, Giovanni Gentile correva il rischio di essere eliminato, cosa che spiaceva, ma non tanto perché lui è figlio del ministro e così via, ma perché lui era bravo, aveva un'attività scientifica di tutto rispetto, ed era questo terzo posto era pienamente meritato. Allora la commissione, se voleva salvare Gentile, doveva eliminare Giulio Racà, cosa che è un po' difficile, perché sarebbe stato eliminato nel giro di un anno, però per ragioni completamente diverse e completamente strane poi alla. Quindi Racà lo meritava. E chi eliminava? Eliminava Vic, perché c'era la moglie che era antifascista, ma sarebbe stata una cosa proprio gravissima. Quindi non potevano fare. E hanno questa idea bellissima all'italiana di dire, non ha fatto vedere la frase, dice la commissione, quando scrive al ministro, dice esita ad applicare le regole del concorso. Le regole del concorso presuppongono un paragone uno a uno, uno contro gli altri, per vedere qual è la gradazione. Esita ad applicare le regole dei concorsi. Perché? Perché c'è un concorrente che è spaventosamente superiore a tutti quanti, quindi non ha senso fare questi paragoni. Allora fa una proposta, che è quella di nominare Majorana fuori concorso, per le sua particolare perizia, nominarlo in una. E questo fa la commissione, quindi diciamo è perfetto. È un po' all'italiano il fatto che. Sì. Anche, ma tre vincitori sono riusciti a farne quattro. Io mi sono fatta tanto nervosa nella mia passata carriera con i romani che mi riuscivano. Il dramma di Roma. Sono stato un sacco di volte in commissione. Il dramma dei commissari è che ti manca sempre uno o due posti, perché risolveresti tutto, conflitti interni, eccetera, avendo uno o due. Posti in più. Se non ci sono, allora c'è. Scusa, un'altra cosa, posso aggiungere? Il fatto è questo, nominato per Chiara Fana, cioè la gente pensa, oddio, è proprio. Se non aveva avuto niente. Non ti aspetti che fino a quel momento è stato tagliato fuori, trattato malissimo. Quindi mi è rimasto solo questo valore di. Chiara Fana, che è proprio una scusa per riuscire a piazzarne quattro invece di tre. Bene, poi l'altra cosa che volevo dire, ovviamente, è che questo caso Majorana, chiamiamolo caso Majorana, è un caso inesauribile. Uno qualsiasi cosa sta a studiare, sta a guardare con attenzione, trova sempre che ci sono problemi enormi, che ci sono. Un problema, per esempio, abbiamo trovato noi recentissimamente, è il problema della. Una cosa banale, della laurea. Ecco, ci sono anomalie nel suo verbale di laurea che purtroppo fanno capire che forse lui si è laureato un po' dopo e che hanno segnato prima, questo qui nel caso migliore. Qualcosa è successo. Lo stesso nella laurea di Amaldi. Per risolverlo basterebbe vedere il verbale, che noi abbiamo visto il verbale, abbiamo fatto le fotografie, le fotocopie e così via. Adesso questo verbale nel momento Covid non si può vedere, quindi noi in questo libro che stiamo scrivendo mettiamo in maniera molto, non siamo sicuri che il verbale sia stato fatto apposta dopo, però è stato fatto apposta. Quindi Majorana è sempre un mistero, ma tutti, qualsiasi passetto di Majorana ci sta sempre. La scomparsa, naturalmente, su cui sono state fatte tutta una serie di speculazioni, non è morto, stava da qualche parte, non è molto bello forse, dice Gilberto Bernardini, che è un grandissimo personaggio, molto autorevole, non è molto bello, cioè c'è stato qualcosa che non è molto bello forse, secondo Bernardini,
ma non è quella tragedia, cioè Maiorana è morto. Poi ci sta questo 39, noi abbiamo, lei ha riportato alcune delle, ma ci sono una serie di indizi secondo cui Maiorana è morto, non c'è nessun dubbio. Tra cui quello grosso è che il ministro nell'autunno del 38, visto che Maiorana è scomparsa, emette un decreto, è atto dovuto, perché altrimenti la Corte dei Conti emette un decreto in cui dice che, essendosi assentato per più di 10 giorni senza giustificato motivo, questo scrive nel decreto, Maiorana è considerato dimissionario dall'impiego, cioè il dipendente pubblico che non si presenta a svolgere le sue funzioni, non è che viene licenziato, perché sarebbe, viene considerato dimissionario. Questo fa il ministro, lo dichiara dimissionario dall'impiego. Allora, io subito mi sono accorto, quando ho visto il decreto, che non c'era, non c'era il bollo della Corte dei Conti. La Corte dei Conti rifiutò questo decreto, perché come fai a dire che si è assentato senza giustificato motivo? Poteva essere caduto da un ponte, da un burrone, e stare in una clinica, quindi c'era il giustificato motivo. E gli respingono il decreto. Il ministro si deve stare buono, perché il decreto è respinto e la Corte dei Conti non lo ratifica. Noi siamo andati lì a controllare tutti i decreti della Corte dei Conti in quell'anno, non ratifica il licenziamento di Maiorana. Maiorana, diciamo, formalmente è ancora in servizio. Però nonostante il ministro arriva a un certo punto, annuncia sul bollettino, c'è il decreto, però annuncia sul bollettino del Ministero che Maiorana è licenziato. Quindi si prende una responsabilità gigantesca, e se Maiorana, diciamo, tornava, diceva il mio stipendio dov'è, e quindi poi il Ministro, secondo la Corte dei Conti, lo doveva mettere. Quindi è tutto complesso. L'altra cosa che abbiamo trovato, questa è una cosa interessante, è che è inesauribile. Cioè, i problemi su Maiorana si trovano volta per volta. Quando sembrava che tutto fosse chiaro, sorge un nuovo problema. Quindi, per quanto riguarda la scomparsa, per esempio, c'è questa lettera di cui lei non ha parlato per non preoccupare il giovane. Per tempo. C'è questa lettera in cui c'è un parallelo tra un collega della scuola normale, che è Basilio Magnà, che purtroppo aveva commesso suicidio, però nel 39 commesso suicidio in una forma molto molto eclatante, proprio, cioè aveva sparato anche ad una ragazza stando attento a non farle male, e poi si era ucciso. Quindi poi l'interpretazione è che lui fosse innamorato di questa ragazza, che fosse stato respinto, e che le cose siano molto molto più complicate di queste, però così è l'interpretazione. In una lettera Giovannino Gentile a Gilberto Bernardini fa il parallelo, dice: abbiamo perso due nostri amici, c'è un destino che li costringe a questi atti, e quindi la possibile connessione tra il caso Basilio Magnà, suicida nel 39, e Ettore Maiorana. Allora, se Ettore Maiorana ha commesso suicidio nel 39, ovviamente noi non lo sappiamo, non lo sapremo mai, perché tutto. Comunque, il Ettore Maiorana è la sua attività, lo stesso. Ogni volta che uno legge gli articoli di Maiorana, si accorge che c'è una cosetta che non aveva visto e che era una cosa molto importante, eccetera. Maiorana ha lasciato pure appunti enormi, cioè ci sono migliaia di pagine, quasi poco meno di 1000 pagine di appunti, e in questi appunti ci sono cose strepitose, cioè c'erano possibili lavori che poi lui non ha sviluppato, e così via. Quindi Maiorana poi è inesauribile. Da dove dipende questo? Il fatto che Maiorana faceva parte di una famiglia, la famiglia di Maiorana, questa è la cosa. Il padre era il senatore, grande uomo politico, tutti i suoi zii, il nonno. Eh?
nonno. Cioè il padre, no, scusa, il nonno Salvatore. E poi dice, Majorana pubblica, fa la comunicazione, quindi pubblica questa comunicazione sul nuovo cimento quando era ancora studente. Andrà a vedere zio Dante, pubblica un articolo sulle funzioni metafisiche del metodo, ovviamente in giurisprudenza, cioè sulle funzioni metafisiche del metodo, a 19 anni, mentre ancora era entrato da poco all'università, quindi è proprio una tradizione, quindi c'è anche da recuperare questo discorso del potere di queste grosse famiglie meridionali, ottenuto non tramite l'attività scientifica e l'attività professionale. Questi sono anche temi interessanti, che poi non sono più attuali, no? Perché adesso la grande famiglia meridionale ha potere perché ha un qualche collegamento di tipo camorristico mafioso. Quindi Majorana è da studiare. Io consiglio di cimentarsi e da vedere questo personaggio, un personaggio grandioso e tuttora completamente attuale. Dove domande? Va bene. Ok. Grazie e ci vedremo. Il 20 settembre a spasso. Va bene.